Ah giusto, mettiti qui, mettiti in basso che si vede. Questo sollevarla è così. Bravi. Allora siamo con Santo Mollo e con la scuderia Sant'Eusebio per commentare l'ennesimo successo in Emilia Romagna di Tamura e Rock, che direi che ha fatto quasi filotto perché ha vinto, correggetemi se sbaglio, qui a Bologna e Continentale Fildi. Poi a Cesena ha vinto prima il Grassi, in città di Cesena ha fatto un anno, scusa, e poi il Riccardo Grassi l'anno scorso, ha vinto a Modena il Renzo Orlandi e adesso vince in Repubblica, direi che quasi tutto praticamente quello che c'era da accaparrarsi. Sì, dopo Alma e Filip anche Tamure ha scritto il suo nome sul libro d'oro della Repubblica, siamo contenti. Direi anche qualcosa di più ha fatto forse, no? Sì, ha fatto un tempo... secondo me è di rilievo perché l'ha fatto senza essere impegnata. No, dicevo come gran premi vinti, forse ne ha vinti anche di più di Alma, non so, siamo lì, bisogna contare. No, ma in Emilia sicuramente. Ah, in Emilia sì, sì. Santo Mollo, sei l'ideale interprete per questa femmina che non finisce di stupire, perché oggi corre da sola, fa 1:11:03 a due decimi dal record continentale delle piste di mezzo miglio. Tu mi dicevi che se c'era 10.000 euro per il vincitore, per il guidatore, l'avresti fatto il record. Beh, sicuramente sarei andato via tutta strada e l'avrei fatto, solo che visto che qua la crisi ittica non permette più niente, quindi ho pensato a vincere e basta. Comunque avevi ancora del buono, diciamo, hai vinto senza un avversario che ti impegnasse mai veramente durante la corsa. Sì, ho vinto abbastanza facile, infatti l'ultimo mezzo giro vado, ma non vado io alla cavalla che mi chiede proprio di andare, quindi è arrivata ancora con i tappi dentro, quindi... E fa 27.9 comunque chiudere. Esatto, e quindi non gli ho dato neanche una frustata, zero, quindi che dire... I tappi non è stappati? Niente. Complimenti Santo Mollo, e sentiamo due parole anche da Marco Rocca, cosa dire di più Marco? Beh, direi che è una primavera stellare, no? Tamura Rocca vince 3 gran premi nel giro di 2 mesi e mezzo. Diciamo che se deve andare male che continui ad andare così, è un momento fantastico, la cavalla è 2 anni che sta andando in una maniera fantastica, ero un po' preoccupato quando ha accelerato gli ultimi 500 metri in quella maniera. Avevi paura che si fermasse un pochino gli ultimi 100 magari? No, non ho capito il perché, anche perché ci sono le prossime corse da fare. Ma Santo dice che andava da sole, era... è lei che voleva andare. Infatti c'è 27.9 a partire, 28 a partire, 27.9 a arrivare e non ha stappato. Quindi tutto bene, insomma, dai. Meglio di così. Grazie, ringraziamo allora il titolare della scuderia Santo Eusebio, ringraziamo Santino Mollo e complimenti ancora per la vittoria di oggi, naturalmente, che è la più vicina nel tempo, quindi... le altre naturalmente le abbiamo già sentiti, comunque l'Emilia Romagna bisogna dire che vi porta decisamente bene. Grazie, e quindi se c'è l'occasione torneremo. Viva l'Emilia Romagna! ciao, grazie.